Eccola qua. Siamo arrivati alla camera. Interrogazione. Questa sicuramente hanno fatto i grillini, sicuro. Le domande scomode della verità a mister Invitalia finiscono alla camera. Interpellanza parlamentare di Fratelli d'Italia. Ma come Fratelli d'Italia? Dopo il rifiuto di chiarimenti al nostro giornale. Ma no, non è possibile, no. Ma te pare che il Movimento 5 Stelle che è per la trasparenza? Le domande della verità sulle mascherine FFP3 a cui il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Alculi, si è rifiutato di rispondere comunicandocelo attraverso una mail inviataci allo studio legale Volo, arrivano in Parlamento. Dopo aver letto il nostro articolo di ieri, il deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Del Mastro, ha infatti immediatamente depositato un'interpellanza contenente le medesime 5 domande rimaste inevase. Nell'atto ispettivo, prima di riproporre integralmente i nostri quesiti, il parlamentare ricostruisce la vicenda della nostra richiesta di delucidazioni sulla fornitura di dispositivi di produzione individuale acquistati per l'emergenza. In un articolo comparso il 9 gennaio sul quotidiano La Verità, dice Andrea Del Mastro, i giornalisti hanno inviato alcune domande sulle mascherine FFP3 all'ufficio stampa di Invitalia. Invece di chiarimenti ai quesiti richiesti, si è stata recapitata una risposta allo studio legale Volo, già scelto da Alculi per fare causa al medesimo giornale. Gli avvocati hanno fatto sapere che non sarebbe stata fornita loro nessuna delle informazioni richieste, poiché tra il giornale e il commissario vi è una causa in corso. Ah, ecco perché. Tra i vari motivi che hanno indotto il commissario a citare la testata in giudizio, c'è lo scoop giornalistico che ha portato la Procura di Roma ad avviare un'inchiesta sulla mega fornitura cinese di mascherine e che conta almeno 8 indagati, di cui 6 per traffico illecito di influenze. Perché il reato in questi casi sarebbe il traffico illecito di influenze. Questi dispositivi sono arrivati in Italia attraverso una ben retribuita intermediazione. Alculi, per approvvigionarsi di mascherine FFP3, non avrebbe acquistato protezioni tra le più quotate al mondo, bensì quelle portate in Italia da 2 piccole società cinesi di cui non si conoscono i produttori. Una di queste è nata 5 giorni prima della firma dei contratti. La Wenzhou Light Industrial Products Art and Craft Import Export Company Limited e la Luokai Trade Co. Limited attraverso 3 diverse forniture. Le 2 opache aziende cinesi avrebbero garantito 231.617.647 di pezzi al prezzo di 787,5 milioni di euro su un totale di 238.700 eccetera eccetera giunte nel nostro paese, ovvero l'incredibile percentuale del 97,03%. Dopo il deposito dell'interpellanza, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook, Del Mastro si è rivolto direttamente ad Alculi con toni estremamente veementi. Con la proposta epopea e la tracotanza verbale, con la protervia che lo tradistingue, il commissario Alculi ha risposto: non vi dico nulla. Orbene, ho preso le 5 domande dei giornalisti, ho fatto il copia e incolla e l'ho trasformata in una interrogazione parlamentare. Ti posso assicurare, Domenico Alculi, che per tramite del ministro a me dovrai rispondere. Non vi daremo tregua, rispondi in fretta, perché da oggi, fino a quando non ci avrai risposto, presenteremo sul punto una interrogazione al giorno. Oh, cazzo, e così si fa, no? No, come fanno qui a Palazzo Marconi, fanno l'interrogazione e poi si scordano.
Vedremo quindi se, sollecitato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui è indirizzata l'interpellanza, il manager cui il Premier ha affidato la gestione dell'emergenza sanitaria darà finalmente seguito a quanto detto pochi giorni fa in televisione. Non credo di essere privo di controllo. Tra le varie forme di controllo che ci sono sul mio operato, oltre a quella, come sempre pronta e incisiva, dell'informazione che voi rappresentate, ce n'è una ancora più importante, quella dei cittadini. Questo c'ha la faccia come il culo, guardate, datemi retta. O se invece continuerà a rifiutarsi di fornire ai cittadini e alla stampa le informazioni sul più grande affidamento diretto. La normativa emergenziale permette di andare oltre la soglia di legge della storia della pubblica amministrazione italiana. 1,250 miliardi di euro su un totale di 2 miliardi e 980 rendicontati sul sito della struttura commissariale. Avete capito che botta che hanno fatto? Porca miseria, io non lo so, mi sa che il caso Enimont sono mollichette, Il 41,83% di quanto speso dal governo per i materiali dell'emergenza è quindi andato ai fornitori, i cui intermediari sono oggi indagati dalla Procura di Roma per traffico di influenza illecita. Cioè, ancora una percentuale altissima, quindi, che conferma la necessità di risposte chiare. Io a questa lettura ci voglio aggiungere un... Adesso mi sfuggono i dati precisi, ma un articolo che è apparso oggi su il giornale, quello di De Benedetti, che è domani una cosa del genere, quello telematico, e ha fatto un'indagine dove risulta che il 48% degli italiani non gli sta bene, ma non è che non gli sta bene a chiacchiere, che sono pronti a scendere in piazza. Io non vorrei, alla maniera lì dei cowboy americani, e ritengono il Parlamento superato. Perché poi queste sono le evidenze, no? Ma che c'è sta a fare il Parlamento se poi qui c'è gente che ...2,98 miliardi, no? Perché noi con Enimont eravamo abituati ai miliardi di lire, ma 3 miliardi di euro sono 6 mila miliardi di lire. Se ti metti in tasca 63,5 milioni di euro di commissioni in 4 giorni, come hanno detto, fatela voi a moltiplicate per 2000, 63 milioni sono 63 miliardi, sono 120 miliardi di lire in 4 giorni, capito? Cioè il numero di alculi. La gara l'abbiamo vinta noi, la vinciamo noi. Ecco qua. Questo. Non vi dico niente. Capito, popolo bue? Paghi le tasse, va, paghi le tasse.